Perciò giocate e fatevi onore. Dopo il discorso del presidente, la commozione era al massimo. Nello stadio c'era un silenzio irreale. Anche se indossavo la maglia numero 10, quella di Mazzola, non era certo quello che sognavo per il mio debutto. Questo è Delillo Tuzzoso. L'orologio del capitano. La tristezza di tutti si rifletteva sul gioco delle due squadre. Ma a un certo punto la tromba di Bolmi, del trombettiere del Toro, fece il miracolo. Il magico quarto d'ora granata, anche per noi. Dopo la fine di quel campionato non ho voluto più giocare. Non lo so, mi sembrava tutto così doloroso. E poi avevo finalmente capito qual era il segreto di Valentino Mazzola. Quel famoso quarto d'ora non esiste soltanto sui campi di calcio. Vede, esiste anche nella vita. Ed è quando ti devi rimboccare le maniche. Quando... Proprio come faceva lui, il capitano,
Quando capisci che tutto quello che fai deve andare nella direzione giusta. Lei poteva diventare un grande campione, lo sa. Non ha rimpianti. Ma io credo che a quel punto della mia vita fosse giusto che io mi dedicassi alla mia famiglia. Come si chiama lei? Valdi. No, dico di nome. Mario. Vede, Mario, si arriva a un punto nella vita, un momento in cui capisci che stai crescendo e che devi diventare uomo. E io quello ho fatto. E lo rifarei. Senza nessun rimpianto. Ah, ecco. Da quel giorno vengo una volta al mese a salutarli. L'aereo veniva... Ecco, veniva da là. Herberstein, pilota Pierluigi Meroni, Tosatti, Casalbore, Cavallero, Cortina, Bacigalupo, Ballarinaldo, Ballarindino, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezar, Loic, Maroso, Martelli, Schubert, Rigamonti, Ossola, Coperto, Menti, Mazzola. E il capitano. Ciao Valentino.